Ciao amici di Passione Italiana, bentornati a un altro video di italiano con Passione Italiana e con Marta. Un video sui pronomi, i pronomi diretti. Direct Object Pronouns is today's video's topic. Non dimenticate però di fare un like e di iscrivervi al nostro canale e anche di diventare patron, così con il vostro supporto noi possiamo continuare a caricare nuovi video. Perché fare nuovi video richiede molto tempo e molte risorse. Grazie mille per il vostro supporto. Allora, i pronomi diretti. Che cosa sono i pronomi diretti? I pronomi diretti sostituiscono un nome, they replace a noun. Rispondono alle domande chi e che cosa. They answer the questions who and what. Infatti, si usano con i verbi transitivi. They are used with transitive verbs, verbs which answer the question who and what. Allora, quali sono i pronomi diretti? I pronomi diretti sono mi, ti, lo e la, ci, vi, li e le. Ci concentriamo su quelli un po' più complicati, che sono i pronomi di terza persona, singolari e plurali, lo, la, li, le. We will focus on the trickiest ones, the third person ones, singular and plural. Lo, la, li, le. Ma vediamo qualche esempio per capire bene come funzionano e come si usano. Let's see some examples to see how we use them and what they mean. Allora, Luca mangia il cioccolato. Does Luca eat chocolate? Il cioccolato è maschile singolare. Cioccolato is masculine and singular. Sì, lo mangia. Yes, he eats it. Lo perché cioccolato è maschile singolare. Lo because chocolate is masculine and singular. Attenzione alla posizione del pronome che è prima del verbo. Be careful with where you place your pronoun because direct object pronouns are before the verb. Sì, lo mangia. Lo maschile singolare. E Luca mangia gli spaghetti? Gli spaghetti? Does Luca eat spaghetti? Gli spaghetti è maschile plurale. Spaghetti is masculine and plural. Sì, li mangia. Yes, he eats them. Li sostituisce spaghetti che è maschile plurale. Li is masculine and plural because it replaces spaghetti, which is masculine and plural. E Luca mangia la pasta. La pasta è femminile singolare. Does Luca eat pasta? Sì, la mangia. Yes, he eats it. La perché sostituisce pasta che è femminile singolare. La because it replaces pasta which is feminine and singular. E Luca mangia le caramelle. Does Luca eat sweets? Le caramelle è femminile plurale, feminine and plural for caramelle. Sì, le mangia. Yes, he eats them. Le, perché caramelle è femminile plurale. We use le because caramelle is feminine and plural. Allora, ricapitoliamo. Let's recap. Lo, li, la e le sono i pronomi diretti di terza persona e sono maschili, femminili, singolari e plurali. Dovete decidere guardando la parola che sostituiscono, se è maschile, femminile, singolare o plurale, e decidete nel modo giusto. We've got lo, li, la, le.
And in order to decide which one to use, you have to look at the word that you want to replace, if it's masculine, feminine, singular and plural, and then choose accordingly. Allora, molto molto importante. Non usiamo i pronomi diretti solo con le cose, per esempio pasta, bicchiere, libro, ma li usiamo anche con le persone. We don't use direct object pronouns only with things like spaghetti, book, but also with people. Per esempio, quando chiami Marco, lo chiamo domani. Marco è maschile singolare. When are you calling Marco? I'm calling him tomorrow. Marco è maschile singolare. Quando chiami i tuoi genitori? Li chiamo domani. When are you calling your parents? I'm calling them tomorrow. Genitori è maschile plurale. Quando chiami Sara? La chiamo stasera. When are you calling Sara? I'm calling her tonight. Sara è femminile singolare. Chiami Maria e Elena? Sì, le chiamo dopo. Are you calling Maria and Elena? Yes, I'm calling them later. Maria e Elena, femminile, plurale. E un'altra cosa a cui dobbiamo fare molta attenzione è la frase negativa. Be careful with the negative sentence. Luca mangia il cioccolato? No, non lo mangia. Non, pronome e verbo. If you have a negative sentence, you first use non, then you put the pronoun and then the verb. Allora, Luca mangia il cioccolato? Non lo mangia. Non lo può mangiare. Quando abbiamo due verbi, il pronome è prima di tutti e due. Ma se uno dei due verbi è all'infinito, o se l'unico verbo è all'infinito, abbiamo la possibilità di usarlo insieme alla fine del verbo, eliminando la E. Non può mangiarlo. When we've got two verbs, the pronoun is before both of them. When we have an infinitive, a verb in infinitive, like mangiare, we can put the pronoun before the two verbs or linked to the verb in infinitive, removing the E. Ok? Allora, adesso, come sempre, tocca a te. It's your turn. Dove fai la spesa? Faccio al mercato. Where do you do your shopping? I do it, the shopping, at the market. Lo, la, li o le? Pensate. È la parola da sostituire. This is the word we want to replace. La faccio al mercato, perché spesa è femminile singolare. Spesa is feminine and singular. Un altro. Guardi spesso film italiani? Sì. Guardo spesso. Do you often watch Italian films? Yes, I watch them often. Pensate, pensate. Sì, li guardo spesso, perché film italiani è maschile plurale. Film italiani is masculine and plural, therefore li. Allora, amici di Passione Italiana, grazie mille, spero che il video sia stato utile e se volete mettere in pratica i pronomi diretti, rispondete a questa domanda nei commenti usando un pronome diretto. Quando studi italiano?
Attenzione a sostituire italiano con un pronome. Thank you very much. I hope you found this video useful. If you want to show me that you understood direct object pronouns, you can answer these questions in the comments. Quando studi italiano, be careful you have to replace italiano with a pronoun. Aspetto le vostre risposte. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao!